Dopo il disastro delle prime due gare del National, l'unica cosa che potevo fare era reagire. Luca Salvadori! Luca Salvadori! Caso abbiamo vince a Misano! Nonostante la vittoria, il primo posto in classifica è ancora tanto lontano. 20 pesantissimi punti. Qui a Imola sembra che sia arrivata la svolta. Io e il mio team abbiamo dominato ogni singola sessione, dalle prove libere fino alle qualifiche, conquistando una pole position importantissima in vista del doppio round di Molese. Però, si sa, la gara è tutta un'altra storia. Oggi ci si gioca tanto e nessuno mollerà un centimetro. Partire lì davanti in prima posizione è veramente una grande emozione, soprattutto qui a Imola, una di quelle piste dove il pilota fa ancora la differenza. Qui la strategia perfetta sarebbe ovviamente prendere, andare via, impostare il passo e lasciare gli altri scannarsi. Ma da quello che si è visto nelle qualifiche sarà difficilissimo, molto più probabile una mega guerra dal primo all'ultimo giro. Comunque, prima di iniziare la battaglia, se non siete ancora iscritti al canale e vi piacciono i video, mi raccomando, supportate cliccando qui sotto sul tasto iscriviti. E adesso, come direbbe qualcuno, giù la visiera e gas a martello. Ma di cosa stiamo parlando? Ho fatto le prime tre curve in prima posizione, eppure non mi sembra stia nevicando. Sta finendo il primo giro, non è male, comunque sento qualcuno che è qui dietro attaccato ai miei scarichi, assolutamente normalissimo, io sto facendo il mio passo senza esagerare per provare ad andare via, ma lo sappiamo, con quello che è successo nelle prime gare io non posso più sbagliare, quindi quell'1% di margine devo sempre tenermelo. Continuiamo su questo passo e se ce la faremo andare via, bene, altrimenti che la guerra abbia inizio. Nervoso, ho sbagliato l'uscita della variante Villeneuve e Ferroni ne ha approfittato. Mi ha infilato la tosa e adesso proverà ad andarsene. Ma secondo me, in ogni caso, i nostri passi sono tutti molto vicini e sarà una guerra fino all'ultima curva.
Ragazzi, ma che sfiga! Sono entrato in seconda nell'ultima variante, è saltata la marcia e mi è entrata la terza. Grande rischio, mi è partita un pelo dietro e adesso mi ha passato anche Saltarelli. È un gran casino perché recuperare ogni decimo a quella mega Aprilia e a Ferroni con la guida molto bene è veramente difficile. Comunque, calma. Non disperiamo, la gara è lunghissima. Cerchiamo di riprendere la posizione su Saltarelli e poi torniamo alla caccia del buon Ferroni. Bombardone, come vedete, non ha questo mega spunto rispetto alla Yamaha in uscita dalle curve, però poi quando si arriva sul rettilineo, quarta, quinta, sesta, fa la differenza. Ed è esattamente lì che proverò a risorpassare Simone, perché nel resto della pista è veramente forte e faccio fatica a infilarmi senza prendere dei rischi. Sorpasso effettuato. Adesso vedo Ferroni lì davanti a un secondino e mezzo. Di sicuro sarà difficile andarlo a prendere, ma dobbiamo provarci. Moto è un cavallo imbizzarrito. Abbiamo fatto delle modifiche per la gara per cercare di renderla un po' più docile, ma ragazzi, si muove dietro, si muove davanti, è una fatica pazzesca. Di pro però ho un inserimento in curva nel settore che va dalla Pirattella a Comineralia a salire su, veramente incredibile. Purtroppo è tutto il weekend che cerchiamo di limitare questi movimenti, ma è un po' una coperta corta. Appena trovavamo un po' di agio perdevamo in qualche altro settore, quindi stringiamo i denti, stringiamo i manubri e prendiamo il toro per le corna.
Allora, partiamo dal principio. Che staccata ha fatto Ruiu in variante alta? Cioè, tu sei lì che pensi come passo, come non passo, e arriva il terzo incomodo che ti tira un ceffone e ti sveglia fuori. Difatti, subito dopo, alla staccata della rivazza, mi sono buttato dentro su Ferroni per non far scappare Ruiu, perché da quello che stiamo vedendo è veramente bello impeperonato. E mi sa che sarà proprio lui ad aprire le danze dell'ignoranza. Che imbarcata che ha preso Ruiu, devo buttarmi all'interno. Ragazzi, ma cosa sta succedendo? Da primo a terzo in tre curve, cioè il degenero. Ok, ricomponiamoci, ricominciamo da capo e proviamo a tornare in prima posizione. Anche l'Anzi, no, mamma mia, mamma mia. Vabbè, da una lotta 2 è diventata una lotta 4 e con dentro l'Anzi, che ha giusto qualche anno nel mondiale Superbike di esperienza, sarà veramente tosta. Ragazzi, io ve lo dico, si sta per accendere la miccia. Guarda, a inizio anno il Team Berkas aveva... mi sembra 3-4 moto, di cui tutte e tre le moto erano per i test di Ruiu, Ruiu, Lanzi e Salvadori. Ecco, quindi... insomma, sicuramente qui ci sono delle strutture di primissimo piano. Guarda Ruiu, prova all'interno alla tosa, gamba fuori, chiude bene Ferroni, però attenzione, chiude bene alla tosa, poi l'uscita...
ragazzi, che sorpasso ha fatto Lanzi su Ferroni. Un po' al limite, però in queste situazioni possiamo dire che ci sta. Subito dopo ho visto il VAR, mi sono dovuto buttare dentro anch'io con un piccolo contatto con Ferroni. Però il discorso era o in quel momento o mai più, perché lì davanti se ne stavano andando via e soprattutto mancano pochissimi giri. È difficile, ma voglio provare a vincerla. Sembra incredibile, ma sono riuscito a riportarmi sotto ai primi due facendo un 49,8 al penultimo giro. Non è ancora abbastanza perché non sono ancora a tiro di staccata, ma se si daranno fastidio di sicuro potrò buttarmi in mezzo per provare a vincerla. Mamma mia, che gara, ragazzi! Che gara! Probabilmente Ruiu, dopo il sorpasso di Lanzi, che non si capisce dove è passato, è rimasto un attimo sorpreso e in uscita di curva dalla rivazza 2 non aveva la marcia adatta, perché sono riuscito ad affiancarlo e poi a sorpassarlo all'ultima variante. Seconda posizione importantissima. Dai 20 punti di ritardo che avevamo in classifica adesso andiamo a meno 11. Penso che questa gara in ogni caso sia stata una delle più rischiose dell'anno, perché tutti, dopo aver preso le sportellate, hanno iniziato a innervosirsi ed è diventata un po' cattivella la situazione. Però alla fine sono rimasti tutti in piedi, questo è l'importante, e per il nostro campionato è una figata. Ormai siamo lì. Domani, gara 2, dobbiamo ripeterci esattamente come oggi, andare al massimo delle nostre possibilità senza rischiare troppo. Perché è così che si vincono i campionati. Bravo.
Che gara è stata? Incredibile, assurda. Sono più morti di me dopo la gara. Perché hanno sofferto con me. Detto questo, veramente non ho parole. È un secondo posto che non posso che essere felice. Diciamo un po' rosico per quell'errorino con la marcia che mi è uscita la seconda nella variante bassa. Poi ho fatto tutto di terza e me ne sono reso conto troppo tardi. E lì è dove sono iniziati i problemi. In ogni caso, abbiamo fatto un salto in avanti pazzesco in classifica. Adesso siamo terzi a 10 punti, 11 punti dalla vetta, mi sembra. Voglio ringraziare Gianluca perché ha portato cose molto molto buone direttamente da Milano. Questo cos'è, un semi tiramisù questo? È un tiramisù. Oh! Quanto cazzo è buono? È buonissimo. Vi dico un segreto, mi hanno finito i cannoncini, ma quello farò col cannoncino, ma io ti dirò che questo è più buono. Detto questo, il video finisce qui. Spero vi sia piaciuta la gara. A me è piaciuta fino a un certo punto, perché quando si rischia così tanto non è mai bellissimo. Quando si mettono i piedi per terra, sì, però mentre si è lì non è il massimo. Speriamo che domani sia più corretta e che tutti siano un pelo meno pazzarrioli, come invece è successo oggi. Come al solito, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Se lo siete già, attivate la campanellina. Lui è quello che mi ha finito i cannoncini insieme a tutti gli altri. Grazie, ci vediamo al prossimo video. We'll be right back.